La leggenda dell'inquisitore di Fyodor Dostoevskij, riduzione in forma di poesia di Antimo Ceparano sul testo originale. La mia azione in Spagna al tempo pauroso, quando ogni giorno ardevano i roghi e si bruciavano gli eretici. Ma certo, non è così che egli scenderà secondo la promessa alla fine dei tempi, improvviso come folgore che splende dall'Oriente. No, egli vuole almeno visitare i figli, proprio là dove i roghi. Egli scende verso le vie roventi delle città meridionale, in cui un grandioso auto da fé aveva fatto bruciare una volta ad Maiorem Dei Gloriam un centinaio di eretici. È comparso in silenzio, ma cosa strana lo riconoscono, attratto verso di lui da una forza irresistibile, silenzioso, con un sorriso di infinita compassione. Il sole dell'amore arde nel cuore, i raggi della luce, del sapere e della forza sprigionano dai suoi occhi e, inondando gli uomini, ne fanno tremare i cuori. Egli tende le braccia di Benedice, e dal contatto, dalle sue vesti, emana un vecchio, cieco dall'infanzia, grida dalla folla: Signore, risanami, ed io vedrò! Cade dai suoi occhi una scaglia, e il cieco vide, piange e bacia la terra dove egli passa, i bambini cantano e acclamano. È lui! È lui! Ripetono tutti. Deve essere lui! Non può essere che lui! Egli si ferma sul sacrato di Siviglia, tra i piani di una candida bara infantile aperta. Egli risusciterà la bambina, gridano dalla folla alla madre piangente. Il prete, uscito incontro alla bara, guarda perplesso il grido della madre. Essa si getta ai suoi piedi. Se sei tu, risuscita la mia creatura! Tendendo le braccia verso di lui, il corteo si ferma. Sussacrato ai suoi piedi, egli la guarda e le sue labbra pronunciano piano: Talita cum. La fanciulla si levò, si solleva nella bara, siede quarta, ha nelle mani il mazzo di rose. Il popolo si agita, grida, si inchiozza sulla piazza. Il cardinale, grande inquisitore in persona, è un vecchio novantenne, alto e diritto, dal viso scarno, dagli occhi infossati, ma nei quali, come una scintilla di fuoco, splende una luce. Oh, egli non ha più la sontuosa veste, no, egli non indossa in questo momento il suo vecchio e rozzo saio monastico. Lo seguono i tetri aiutanti, gli serve la sacra guardia. Si ferma dinanzi alla folla e osserva da lontano. Ha visto tutto. Ha visto deporre la bara ai piedi di lui. Ha visto la bambina risuscitare e si è abbuiato. Aggrotta le folte sopracciglia bianche e il suo sguardo brilla. Allunga un dito e ordina, e tanto è la sua forza a tal punto che il popolo è docile, che la folla si apre. In mezzo al silenzio di tomba che si è fatto di colpo, mettono le mani su di lui e lo conducono via. Per un istante la folla si curva al vecchio inquisitore. Passa il giorno, sopravviene la scura, calda, fosa notte di Siviglia, l'aria odore di lauri e di limoni, in mezzo alle tenebre profonda si apre la ferrea porta del carcere e il grande inquisitore con una fiaccola lentamente si avvicina. È solo, la porta si richiude, egli si ferma sulla soglia e considera il volto di lui. Infine si accosta in silenzio.
posa la fiaccola sulla tavola e gli dice: sei tu? Sei tu? Aggiunge rapidamente. Non rispondere, taci. Non hai diritto di aggiungere nulla. Perché sei venuto a disturbarci? Ma sai che cosa succederà domani? Io non so chi tu sia, ma domani stesso io ti condannerò e ti farò ardere sul rogo come peggiore degli eretici. E quello stesso popolo si slancerà domani ad attizzare il tuo rogo. Aggiunse, senza staccare lo sguardo dal prigioniero. Dopo aver taciuto, aspetta che il prigioniero gli risponda. Il silenzio gli pesa. Ha visto che il prigioniero l'ha sempre ascoltato, fissandolo negli occhi col suo sguardo calmo e penetrante. Il vecchio vorrebbe che dicesse qualcosa, sia pure di amare e di terribile, ma egli, tutto ad un tratto, si avvicina al vecchio in silenzio. E lo bacia piano sulle sangue labbra. Ecco tutta la sua risposta. Il vecchio sussulta, gli angoli delle labbra hanno avuto un fremito. Egli va verso la porta, la spalanca e gli dice: vattene e non venire più, non venire mai più, mai più! E lascia andare per le vie oscure della città. Il prigioniero si allontana, il bacio gli arde nel cuore.